Il campionato fosse appena cominciato, magari proprio dalla partita contro il Torino, il punto conquistato contro gli uomini di Ventura avrebbe un peso specifico diverso. Magari con più pareggi come quello dello Stadio Olimpico, conquistati con la mentalità della squadra che lotta per non retrocedere, la classifica avrebbe un sapore meno amaro. Il campionato però è cominciato già da 27 giornate e forse il Palermo ha avuto la colpa di calarsi troppo tardi nella mentalità della squadra che lotta per la salvezza. Contro il Torino è ricominciato però un altro campionato, quello di Giampiero Gasperini. Dopo la parentesi di tre partite vissute lontano da Palermo, il tecnico di Grugliasco è stato richiamato da Zamparini per riproporre quello che, dall'arrivo in settembre, aveva messo in campo seppur con scarsi risultati. Bel gioco ma pochi punti, e proprio da lì è ripartito il nuovo Palermo di Gasperini, che poi in realtà è apparso lo stesso di sempre. Tanto possesso palla, zero occasioni. Troppo sterile in avanti per poter pensare di portare a casa i tre punti, nonostante la buona volontà e la grande mole di gioco espressa. Le occasioni migliori le ha avute il Torino e il Palermo è tornato a casa con la bocca asciutta e le mani vuote. Se il campionato fosse appena iniziato, il punto dell'Olimpico sarebbe un piccolo mattoncino per costruire la salvezza. Oggi forse vale poco, sicuramente meno, perché solo una vittoria potrebbe davvero riaprire la strada verso l'impresa. Ma forse è davvero cominciato un campionato diverso, un campionato che assomiglia ad una faticosa salita in bicicletta. Il gruppo adesso è unito, finalmente, dopo la parentesi lo Monaco, che aveva completamente sfaldato lo spogliatoio. L'addio dell'ex direttore generale del Catania ha avuto paradossalmente un effetto boomerang ed è riuscito a compattare un gruppo che quest'anno non era mai stato unito. Tutti con Gasperini per tentare una rimonta che, da qui fino alla fine, appassionerà tutti i tifosi, che con il cuore in gola seguiranno e spereranno nell'impresa. Quello di Torino è il settimo pareggio in 13 gare, il quarto di fila e la vittoria è ormai una chimera. La classifica però può riaccendere le speranze con il Genoa a soli 5 punti e con un calendario che può favorire Rosa, ma per tornare in corsa non servono i calcoli, servirà vincere ed accorciare le distanze. Del resto, la storia è piena del calcio di squadre che poi negli ultimi 3 mesi hanno cambiato marcia. I'll leave the door on the latch if you ever come back.